È dello Everybody, senza occhiali, qui da Steffi God 76, e quindi in preparation at Pentecost 45, scusa, 44 del rinnovamento. Quindi oggi è Giovedì Santo e noi diamo, come sempre, le soluz. Per quanto riguarda domani, sapete, il digiuno solo acqua per chi ha alti livelli di energia, quindi ti consente, ovviamente, no? Quando mi vedete, ecco, per chi ha alti livelli di energia, solo acqua, altrimenti acqua con un po' di miele. Solo liquidi. Oggi, Giovedì Santo, è la lavanda dei piedi. Vedete? Allora, quello è il borotalco. Quindi, la lavanda dei piedi, per quelli come voi che frequentano tutti i giorni le chiese, e la domenica vanno a ringraziare, a pregare, e il venerdì digiunano, come consigliano i medici, e quindi, e magari sono anche vegetariani, e quindi hanno imparato a cucinare le verdure in modalità incredibile bontà. Noi diamo una soluz. La lavanda dei piedi ha come significato quello di essere meno egoisti. Ego dal radicchio ego ist, e quindi un po' più generosi, trovando il tempo e le risorse verso vari ambiti della nostra vita. E questa è la soluz. Allora, quindi è un gesto simbolico. Allora, vedete qua c'è il piedino. E questo, vedete, si può fare con le salviettine, ma noi andiamo a risparmio totale e quindi laviamo questi piedi a fine giornata, sono sempre profumati, piedi dell'asinello, e quindi con l'unguento profumato. Quindi risparmiate anche i soldi delle salviettine. Fate un gesto simbolico. Questo gesto simbolico. Ovviamente tutti pongono il problema che non c'è il tempo né di fare questo gesto simbolico né di fare la riflessione successiva al gesto simbolico. Giusto? Perché ti pone la riflessione, un gesto simbolico che poi porta a dei gesti concreti nella vita di tutti i giorni, e quindi richiede altro tempo. Quindi ecco, trovate voi il tempo di fare velocemente gesto simbolico e poi gesti concreti, come facciamo noi di volontariato in the park, ovviamente molto boicottato comunque nei vari ambiti. Bene, col Giovedì Santo, preparazione a Pentecoste. Hello, thank you. Hey.